Cari telespettatori, buonasera. Politica in fermento dopo l'esito del referendum. Si è costituito il governo, sta muovendo i primi passi. Ci saranno ovviamente delle battute d'arresto in queste festività natalizie. Si attende con comprensibile ansia da parte delle forze politiche il verdetto della Corte Costituzionale sull'Italicum il 24 gennaio. Insomma, la pendola è in ebollizione. E noi vogliamo parlare di questa situazione, di quello che è successo all'esito del referendum, le prospettive che si aprono, con l'onorevole Luigi Famiglietti, Buonasera. che è venuto stamattina qui a trovarci, messo tra virgolette il termine, un renziano della prima ora, perché ormai c'è questa, come dire, sottoqualifica della politica, renziano, non renziano, e via di seguito. Ecco. Ma proprio partendo da Renzi, il quale sta tranquillo, almeno per il momento, vicino Pontassieve, con la signora Agnese e con i figli. Ecco, proprio partendo da Renzi, io vorrei fare una prima domanda. Mi ha sorpreso la sincerità dell'ex presidente del Consiglio, quanto ha detto: non abbiamo perso, abbiamo straperso addirittura. Allora, perché in breve si è straperso? Ma si è straperso perché questa è una legislatura che è stata improntata dall'inizio a dare al Paese le riforme di cui, che il Paese sta aspettando tanto tempo. E Renzi è stato molto abile da Presidente del Consiglio a guidare il governo e anche il Parlamento verso la riforma della Costituzione che appunto aspettiamo da almeno 30 anni. E purtroppo non siamo riusciti a chiudere la riforma in Parlamento, ma è mancato l'appoggio, diciamo, dei cittadini italiani. E è stata impostata male probabilmente la campagna elettorale referendaria, lo ha ammesso anche Renzi, però è indubbio che questo voto è diventato un voto politico, è stato molto politicizzato, quindi è diventato un voto pro o contro Renzi. E non credo che sia stata solo colpa di Renzi, ma anche colpa di chi all'interno del PD non aspettava altro che far cadere Renzi. È colpa degli altri partiti, i grillini in primis e tutti gli altri che hanno dato vita a questa marmellata indigesta del fronte per il no, che aveva un unico obiettivo, non quello del bene del paese, ma semplicemente far cadere il governo. E Renzi si è dimostrato un politico serio perché aveva detto che si sarebbe dimesso in caso di sconfitta al referendum e si è dimesso ed è tornato a casa, ovviamente mantenendo la carica di segretario del PD e ora si riparte dal PD. Adesso ne parliamo. Senta, ma chi ha perso? Renzi o il PD? Io credo che abbia perso il paese. Ha perso il paese perché abbiamo perso una grossa occasione per riformare le istituzioni. E la rabbia mia personale sta sul fatto che comunque nel merito la riforma era condivisa da un ampio spettro parlamentare. Questa riforma è stata votata in prima battuta anche da Forza Italia. L'esigenza di superare il bicameralismo paritario, di togliere molte funzioni e poteri alle regioni e riportarle al centro, abolire il CNL, ridurre le indennità dei consiglieri regionali, togliere i soldi ai gruppi regionali, eliminare quindi 315 parlamentari, erano esigenze sentite dal Paese e condivise da quasi tutte le forze politiche. Purtroppo, per beceri interessi, diciamo, di bottega dei partiti, presunti interessi di bottega, perché poi credo che la situazione in cui siamo ripiombati, una situazione di stallo politico, non faccia bene a nessuno. E comunque per questi presunti interessi di bottega abbiamo stoppato una riforma importante e ora chissà quanti anni dovremo attendere per avere questa riforma. Ho capito. Senta, la campagna referendaria è finita, è inutile adesso Certo. stare a recriminare su quello che è successo.
Quello che è, secondo me, è molto importante è la valutazione di quello che è successo. Allora, il professor storico Galli della Loggia ha scritto due articoli molto profondi sul Corriere della Sera a proposito di, chiamiamolo, lo metto tra virgolette il termine, ma rende l'idea, dello scivolone di Renzi. E ha individuato nel primo articolo ben 10 errori che Renzi avrebbe commesso. Possono essere condivisi, non condivisi e via di seguito. E poi nel secondo articolo, come dire, ha delineato un po' le prospettive per Renzi. La sintesi è questa. Da un lato, la personalizzazione della campagna elettorale, un errore, secondo Galli della Loggia, capitale. Un errore minore, il decimo, è, come dire, l'anima toscana di Renzi, che l'ha portato a circondarsi di molti toscani. Per la verità, questo non è soltanto di Renzi, era anche di Fanfani, un altro toscano, un quale amava circondarsi dei toscani, come gli irpini si sono circondati degli irpini. Però quello che è importante è la prospettiva. Secondo Galli della Loggia, Renzi doveva tirarsi indietro, aspettare, non pensare immediatamente alla rivincita, meditare sulle ragioni della sconfitta, non dare vita a un governo, chiamiamolo fotocopia, del primo governo. Ecco, questo è l'assunto. Lei che cosa pensa? Ma io ho letto con attenzione i due articoli di cui lei sta parlando, e però spesso anche sia i politici che gli editorialisti sembra che non facciano attenzione a quella che è la nostra Costituzione. In Italia il dibattito italiano, diciamo, a partire dagli anni 90 in poi, dopo i referendum di Segni, dopo Tangentopoli, si è data l'illusione agli italiani che, di avere un'elezione diretta del Presidente del Consiglio, cosa che non c'è mai stata e non ci sarebbe stata nemmeno con la riforma costituzionale voluta da Renzi. Noi non abbiamo appunto quindi questo sistema presidenziale, abbiamo un sistema parlamentare. E nel sistema parlamentare il dominus è il Presidente della Repubblica, il garante è il dominus. Una volta che Renzi si è dimesso, tra l'altro ripeto, una cosa inusuale per l'Italia, perché di solito i Presidenti del Consiglio venivano sfiduciati in Parlamento, è successo anche a Prodi, ma non si dimettevano se non avevano, nessuno si sarebbe dimesso avendo la fiducia al Senato due giorni, il giorno stesso, come è capitato per Renzi, no? Perché ha avuto i voti necessari al Senato per approvare la stabilità e dopodiché si è dimesso. Ed è stato poi il Presidente della Repubblica ad interloquire con Renzi come Presidente dimissionario e come segretario della prima forza politica a dire: io non mi assumo la responsabilità di sciogliere le Camere e chiedo al primo partito che ha dimostrato di avere la maggioranza ancora nelle Camere ottenendo la fiducia sulla stabilità al Senato, chiedo al primo partito di prendersi la responsabilità di dare vita ad un nuovo governo. E Mattarella ha chiesto a Renzi di accettare un reincarico. Renzi, per mantenere fede al patto con gli elettori, ha detto di no, ma da segretario del PD e da politico responsabile qual è, non poteva rifiutare l'invito, l'appello del Presidente della Repubblica a garantire la stabilità al sistema italiano. Perché andare oggi alle elezioni sarebbe servito a Renzi probabilmente per crescere nei consensi, ma andare immediatamente alle elezioni senza una legge elettorale, perché noi abbiamo l'Italicum solo per la Camera dei Deputati, in previsione che il Senato sarebbe stato cancellato. E al Senato attualmente abbiamo il cosiddetto consultellum, cioè la legge elettorale che esce dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha
dichiarato illegittime alcune parti del Porcellum, significava dare al paese un quadro di stabilità. E abbiamo visto che nei giorni successivi al referendum c'è stata già la scalata di Vivendi a Mediaset, cioè voglio dire, tocchiamo con mano la debolezza del nostro sistema economico e finanziario e del sistema Italia, proprio perché siamo un paese incapace di fare le riforme che ci servono e allora veniamo aggrediti dall'esterno. E allora in questo quadro è chiaro che il Presidente della Repubblica non se la sentiva di sciogliere le Camere e ha chiesto al PD la massima responsabilità. E quindi Renzi ha dovuto fare di necessità virtù. Lui si è tolto di mezzo, rimanendo segretario del PD, ma ha dovuto scegliere tra i ministri qualcuno che guidasse il nuovo governo e ha indicato Gentiloni. Poi, quando si parla di governo fotocopia, insomma, si esagera un po', secondo me, perché che cosa avrebbe dovuto fare Renzi? Nel momento in cui è lui ancora segretario del PD e ha scelto, secondo me, giustamente di non lasciare il partito, è chiaro che il governo risulta molto simile a quello precedente, perché un governo ha forte impronta al PD, perché il PD ha la maggioranza alla Camera dei Deputati e per avere la maggioranza al Senato continua ad avere un'alleanza con l'NCD, in quanto gli altri partiti non hanno accettato l'appello di Mattarella. Se tutti i partiti fossero stati responsabili in questo momento, si sarebbe fatto un governo di larghe intese per fare la legge elettorale e andare al voto. Ma i grillini, la Lega e altri partiti si sono mostrati come al solito inaffidabili, nel senso che se veramente vogliono andare al voto devono collaborare a fare una legge elettorale che garantisca stabilità al paese e poi si sciolgono le Camere e si va al voto. Ma noi non siamo un sistema presidenziale, siamo un sistema parlamentare e quindi sarà sempre Mattarella a dover decidere quando è il momento di sciogliere le Va Camere. bene, Un'ultima questo cosa volevo dire rispetto a quello prego. che ho detto. È chiaro che dice Galli della Loggia. Probabilmente a Renzi sarebbe convenuta una grande pausa di riflessione, doveva lasciare governo e partito, andarsene a casa sua e poi sicuramente sarebbe stato richiamato magari tra un anno, come è successo con Prodi, quando è stato richiamato per la sua seconda candidatura alla presidenza del Consiglio, perché diciamo, nel caos del PD non si sarebbe trovato un leader alternativo e quindi Renzi avrebbe dimostrato, staccando allontanandosi dal partito avrebbe dimostrato che è l'unico leader in campo. Però questo avrebbe significato far precipitare nei sondaggi il PD e invece Renzi ha scelto una strada che probabilmente è più difficile per lui personalmente, ma è una strada opportuna secondo me anche per il bene del partito e credo anche del paese, perché oggi il PD è l'unico riferimento credibile secondo me che abbiamo in Italia ed era giusto non abbandonarlo a se stesso. Non Appunto. abbandonarlo alla palude e alla guerra tra correnti, ma è giusto che Renzi rimanga al suo posto di segretario e lavori per rinforzare il partito sui territori. Senta, l'articolo di cui stiamo parlando e che ci ha interessato lei, ha interessato me, tanto per cui stiamo discutendo, è come dire, in fin dei conti, era un articolo di un intellettuale un po' deluso che aveva puntato su Renzi. E infatti, nelle ultime battute dell'articolo, Galli della Loggia dà atto a Renzi di aver fatto alcune cose importanti per il nostro paese, e il rammarico sta forse nel, come dire, aver voluto che Renzi tornasse un po' nell'ombra, ecco, per ritornare più forte. Non a caso Galli della Loggia parla addirittura, cita Cavour, cita Garibaldi, insomma, mette Renzi su un grande piedistallo, quindi c'è questa, un po' questa delusione. Però, accantonato questo, sempre in termini di analisi del voto, quello che è molto colpito è stato soprattutto l'atteggiamento dei giovani. I dati che sono stati pubblicati dal Corriere della Sera e commentati da Pagnoncelli rivelano sostanzialmente che il 75% dei giovani al di sotto dei 35 anni, chiamiamolo così come soglia, ha votato per il no.
Ora io le vorrei chiedere, lei si sarà fatto una ragione di questo atteggiamento dei giovani così prepotente in un certo senso nel dire no. Ma vorrei farle notare anche un'altra cosa che per me è molto strana. Il governo ha praticamente deliberato, come dire, dei voucher per i giovani, non so quanto, mi pare 800 euro per i giovani all'anno. Addirittura questi voucher si estendono, non semplicemente, non servono solo per pagarsi le tasse, per comprarsi un giornale o una rivista, via di seguito, addirittura a musica per i giovani. Non è che noi stiamo un po', come dire, esagerando nel correre in superficie rispetto ai problemi dei giovani, cioè i problemi dei giovani sono altri, non sono praticamente comprarsi la cassetta o sentire Elton Jones, ma sono problemi di occupazione, sono problemi praticamente di stabilità. Lei che cosa ne pensa, che ha fatto la campagna elettorale in profondità? Ma è chiaro che c'è una grande disaffezione della parte più giovane dell'elettorato rispetto alla politica. E purtroppo sono passati altri messaggi, sono risultati più accattivanti rispetto al messaggio del Partito Democratico. Quindi sicuramente il Partito Democratico ha molto da lavorare sul piano innanzitutto della comunicazione, anche su come sta sui social network, e poi ha da lavorare sul territorio. Dobbiamo fare di più. Il messaggio che viene dal voto è di rimboccarci le maniche e di lavorare di più, perché io sono convinto dell'enorme potenzialità che ha il PD e anche del fatto che il PD credo che veramente sia l'unica possibilità per il paese di riscattarsi e di fare bene nel futuro. Noi abbiamo assistito ad una campagna elettorale da parte molto aggressiva da parte dei grillini. I grillini sostanzialmente, il messaggio che hanno dato a tutti i giovani e tutti i disoccupati italiani, se noi andremo al governo daremo un reddito di cittadinanza a tutti. Ma è una cosa impossibile da fare. Sarebbe bello se tutti quanti, senza lavorare, diciamo, potessero avere uno stipendio a fine mese dallo Stato. Ma è una cosa impossibile da realizzarsi. Quindi è pura demagogia, è pura propaganda. E quindi, diciamo, sicuramente ha fatto presa questo messaggio che loro continuano a ribadire. E poi c'è un altro aspetto. Il governo Renzi ha fatto tanto anche per i giovani. Nell'ultima stabilità noi abbiamo ripristinato una misura che c'era per il 2015, e cioè il fatto che per tutti i nuovi contratti a tempo indeterminato nel Mezzogiorno per l'anno 2017 ci sarà il 100% di decontribuzione solo per la fascia dei giovani, mi sembra fino a 25, fino a 29 anni. Quindi è un tema che riguarderà da vicino ai giovani. Come nel 2015 c'è stato un incremento dell'occupazione di 400.000 unità nel Mezzogiorno, grazie alla decontribuzione portata al 100% nel 2015, che poi non è stata estesa al 2016, ma adesso con la stabilità che abbiamo appena approvato sarà estesa per il 2017. Ma Quindi si è bloccata, sicuramente si sono bloccate le nel assunzioni, onorevole. 2016 si sono bloccate, Sì. perché non c'è, purtroppo noi dobbiamo capire una cosa. Che per aumentare le occasioni di lavoro nel sud c'è bisogno di incentivi. Se non ci sono, in un'area disagiata, se non ci sono degli incentivi, gli imprenditori difficilmente fanno nuove assunzioni, e se non ci sono degli incentivi, difficilmente gli imprenditori vengono qui ad investire. E purtroppo senza imprese non si creano grossi posti di lavoro, perché sicuramente, per esempio, c'è una ripresa c'è un riavvicinarsi dei giovani al mondo dell'agricoltura. Al sud e anche in Campania, anche in Irpinia, c'è un trend positivo di nuove imprese giovanili nel campo dell'agricoltura. Questo è un bene, però purtroppo non riusciamo a sopperire alla crisi occupazionale solo con l'agricoltura. C'è bisogno di grossi investimenti, e per fare grossi investimenti c'è bisogno anche che lo Stato intervenga con delle facilitazioni, che si chiamano decontribuzioni sul lavoro. E quindi nel 2015 c'erano e abbiamo avuto un aumento di 400.000 posti nel Sud. Nel 2016 non c'erano. Al venir meno delle decontribuzioni c'è stato anche un decremento dell'occupazione. E sono fiducioso per il 2017. Così come il grosso lavoro che il governo sta facendo sulle infrastrutture è un lavoro che ovviamente di cui beneficeranno le giovani generazioni. È chiaro che la rabbia, il disagio porta a dire votiamo contro, non, non, però
Però voglio dire, nel prossimo anno, nei prossimi 2 o 3 anni, si vedranno gli effetti delle politiche di questo governo, soprattutto proprio per questo territorio. Vogliamo pensare all'Irisbus. L'Irisbus è una fabbrica chiusa e Senta, riparte. Le onorevole, volevo infrastrutture, cioè. chiedere un'altra cosa. Sì. Lei dice fra 2 o 3 anni e via di seguito. Lei mi insegna che chi ha, come dire, la pancia vuota non è disponibile ad attendere 3 anni. Quindi questo mi sembra un dato. Però le volevo fare quest'altra domanda. La Confindustria si è schierata decisamente a favore del governo, mai come in questo caso, diciamo, l'associazione degli imprenditori italiani ha detto noi abbiamo bisogno di stabilità, di certezza per i nostri Certo. investimenti. Se non c'è questa aria di fiducia, noi stiamo alla finestra a guardare. L'esito non è stato favorevole. Vedo, leggo, mi informo, osservo che la Confindustria è diventata in questo periodo meno loquace, sta sulle sue Sì. un po'. Lei ritiene che praticamente l'esito del referendum e quindi questa mancanza di spinta alle imprese possa come incidere su quello che è la situazione economica del nostro paese. Ma la Confindustria è stata sul sì perché ovviamente votando sì il nostro paese sarebbe stato più credibile all'estero e molti investimenti erano pronti ad arrivare a approdare in Italia nel caso in cui appunto ci fosse stata una semplificazione a livello burocratico, a livello amministrativo, a livello di competenze tra regioni e Stato centrale. Confindustria si rendeva conto di questo e quindi ha sostenuto il sì. Oltretutto ne approfitto per fare gli auguri al nuovo presidente di Confindustria Avellino, Pino Bruno, sono sicuro che farà bene, che continuerà l'attività che ha portato avanti Sabino Basso e farà bene soprattutto, è una buona notizia anche per questo territorio, per tutte le cose che stiamo facendo in Valle Ufita, avere un presidente di Confindustria originario di Grottaminarda secondo me sarà positivo, ci sarà un gran bel dialogo tra istituzioni. E per ripartire proprio in questo territorio, quindi sono felice di questo. Però è indubbio, io credo, colgo nella sua domanda una sollecitazione che raccolgo, e cioè è indubbio che il fatto che Confindustria, che notoriamente non è, diciamo, un'associazione di sinistra, quindi il fatto che Confindustria si sia schierata così apertamente a sostegno della riforma che comunque è passata per essere la riforma del PD e di Matteo Renzi, probabilmente potrebbe aver allontanato un'altra fetta di elettorato. Cioè, voglio dire, il PD è passato come il partito dell'apparato, il partito legato agli imprenditori e distante rispetto alle classi meno abbienti o anche ai giovani. Questo non è assolutamente, cioè non era assolutamente nelle nostre corde, nel senso che con le politiche che sono state messe in campo sulle infrastrutture, sugli incentivi economici, Industria 4.0, che è il programma portato avanti dal governo Renzi, che ovviamente è stato concordato con Confindustria, anche quello è un programma fatto per accrescere gli investimenti. Cioè il governo per la prima volta non dà contributi a pioggia, ma sostanzialmente fa un patto con gli imprenditori, cioè gli imprenditori che vogliono investire in innovazione e ricerca portano i loro progetti al Ministero dell'Industria e ottengono dei finanziamenti, ma solo a patto che loro stessi contribuiscano. E quindi per la prima volta c'è questo sistema virtuoso, secondo me, che cerca di sbloccare una situazione di grossa crisi economica, che non è che ha causato il governo Renzi, né ha voluto Renzi. Quindi è chiaro che Renzi si è preso la responsabilità di fare il Presidente del Consiglio in una fase molto delicata dell'Italia e ne ha pagato anche le conseguenze, cioè tutto il disagio economico che c'è e che noi vediamo, non è che facciamo finta di non vedere, si è riversato sul governo in carica. Ora si apre una fase diversa in cui comunque noi saremo al governo con Gentiloni, quindi non è che spareremo contro il governo. Ed è anche questa una fase molto delicata perché dobbiamo dotare l'Italia di un sistema elettorale efficace che
che possa garantire al paese di avere dei governi stabili e duraturi e nel contempo garantire una rappresentanza ai partiti politici, nello stesso tempo dobbiamo lavorare col Partito Democratico per costruire una proposta di governo che possa essere accettata dagli italiani e per recuperare un rapporto con le fasce sociali, con le fasce di età che in questa occasione ci hanno lasciato. Senta, le vorrei chiedere di, come dire, contenere un po' le risposte in modo che io le possa fare più domande perché, diciamo, l'argomento è di palpitante attualità e quindi la gente vuole informarsi su questo. Vorrei una risposta su questo. Il professor Paolo Macri, che è l'editorialista del Corriere del Mezzogiorno, ha scritto un articolo. Sostanzialmente centrato su due cose, due punti. Il primo, la messa a fuoco di 5 Stelle. E Macri dice in termini estremamente chiari che 5 Stelle, uso l'espressione renziana impropriamente, ma dà il senso della cosa, è un'accozzaglia di nullità. Salute. È un'accozzaglia di nullità. Cioè questo è un movimento che non ha storia, non ha cultura, non è niente, è il vuoto assoluto, è la protesta per la protesta. Da qui però, riferendosi alla situazione specifica della campagna napoletana, Macri fa scaturire una conseguenza, un paradosso, dice. Si parla tanto contro la politica, 5 Stelle parla contro la politica, però la cosa strana è che da questo a Napoli scaturisce poi l'illegalismo più assoluto, nel senso che a Napoli tutto viene poi giustificato. Se rubano, perché noi non, poi non possiamo fare, come, non possiamo spacciare. I politici fanno quello e noi facciamo quest'altra cosa, quindi il paradosso e via dicendo. Ecco, lei che idea si è fatta del voto in campagna? Anche in Campania, diciamo, ha prevalso un voto di... Avete perso nettamente Sì, in abbiamo perso campagna. nettamente. Abbiamo tenuto un po' di più in provincia di Avellino, anche per quello che può valere, nel senso che il dato della provincia di Avellino è in linea con la media nazionale, mentre in altre zone della Campania, dove pure si pensava che il risultato potesse essere migliore per il PD, non c'è stato un grande risultato, soprattutto nelle aree metropolitane, nell'area metropolitana di Napoli, Caserta, ma anche a Salerno città. Ma questo da una parte... Da una parte ci deve far riflettere come partito, perché in Campania bisogna lavorare molto di più col Partito Democratico. Ci sono delle zone dove già alle amministrative avevamo avuto dei brutti risultati, penso a Napoli proprio. È impossibile pensare che in una metropoli di 2 milioni di abitanti e più non ci sia una classe dirigente del Partito Democratico consolidata, radicata. È un partito nostro che non riesce a parlare con il mondo delle associazioni che abbiamo regalato sostanzialmente a De Magistris, che anche lui, diciamo, è un capopopolo che, diciamo, che contende un po' l'elettorato ai grillini, ma alla fine diciamo, ha vinto senza colpo ferire, ma c'è stato grande astensionismo anche alle amministrative a Napoli. Quindi da un canto c'è questo La messaggio. posso Sì. interrompere un momento a questo proposito? Io sono rimasto estremamente sorpreso l'altro giorno nel leggere che un collega, diciamo stimato e noto, collaboratore di Santoro, ha scritto dicendo: io non sono d'accordo con Saviano, il quale ritiene che Napoli sia in mano alla camorra e via dicendo, perché Napoli sta praticamente
risorgendo, c'è una nuova situazione, con, dice, un nuovo rinascimento a Napoli. Salviano venga a Napoli perché trova un nuovo rinascimento. E, diciamo, il padrino del rinascimento sarebbe quello che io chiamo Masaniello, che sarebbe Luigi de Magistris, che addirittura ha fatto un partito, non è più un movimento, è un partito. Sì. Ecco, inserisca anche quest'altro elemento, sì, nel giudizio di valutazione. Intanto il giudizio di valutazione di Ruotolo non è proprio obiettivo, perché comunque, come lei saprà, Ruotolo ha una nipote che è vice sindaco di Napoli, Alessandra Clemente, che tra l'altro è, diciamo, una brava amministratrice, che purtroppo è una vittima, della, diciamo, fa parte delle famiglie che hanno avuto delle vittime da parte della Camorra, perché sua mamma Silvia Ruotolo fu assassinata in un raid, morì in un raid della Camorra, perché era una passante, una cittadina che si trovava a passare durante un raid camorristico. E quindi, diciamo, Alessandra Clemente, diciamo, ha vissuto sulla sua pelle gli effetti della delinquenza che imperversa a Napoli. E purtroppo De Magistris, con la gestione De Magistris non è cambiato nulla. E Ruotolo poi in quell'articolo aggiunge, dice anche che la sicurezza in una città deve essere garantita dallo Stato, e quindi sostanzialmente risponde a Saviano dicendogli: caro Saviano, tu dici che a Napoli non è cambiato nulla, che la delinquenza è imperversa, però te la devi prendere con lo Stato e non con De Magistris. In realtà non fa bene a Napoli e al sud, diciamo, mettere sotto il tappeto i problemi come cerca di fare De Magistris, e quindi sono d'accordo con Saviano che dice: non possiamo rappresentare Napoli come la cartolina del sole e del cielo, ma dobbiamo ammettere che i problemi ci sono tutti. Tra l'altro assistiamo alle scorribande di queste gang dei giovani che descritte le da Saviano. Le famose stese, queste sono, diciamo, dovrebbero essere patrimonio di comunità sudamericane e non di una città come Napoli. Quindi la Camorra rimane col suo sistema, e in più ci sta questo sistema dei giovanissimi camorristi o paracamorristi che imperversano nelle strade e nei vicoli di Napoli. Questo non è tollerabile, ma il sindaco della città metropolitana di Napoli non può nascondere questo fenomeno. Il nome del collega che io non avevo fatto, l'ha fatto lei, diciamo, è Sandro Ruotolo, sì, il quale è noto per alcune inchieste che sono state fatte sulla Camorra e via di seguito. Per la verità Ruotolo aveva già, come in un certo senso, assunto una posizione singolare insieme con il magistrato Ingroia, come si ricorderà, era entrato candidato. Ma tanto per commentare, facendo la nostra conversazione, è molto strano notare che un certo gruppo che in televisione ha sempre sostenuto certi principi, certe bandiere, diciamo, sì, della rivoluzione, via di seguito, di fronte a fatti importanti si sono squagliati, perché Ruotolo sostiene ormai che Napoli è un pieno rinascimento, cosa che non è. Santoro, altro grande, come dire, sbandieratore, si è trovato in difficoltà, anzi adesso lo criticano da sinistra, sì, pare che abbia votato sì, e sì, quindi adesso viene criticato da sinistra. Ecco, certe, come dire, alleanze che non hanno costrutto ideologico e culturale, poi si rivelano per quello che sono. Ma questo è un commento, certo, di una conversazione, e lo mettiamo da parte. Sempre una cosa, onorevole, volevo dire questo con una battuta. Ecco, ma tra lei e Speranza, che filo c'è? Perché state tutte e due nello stesso partito? Come state insieme?
Civati è scomparso, anche lui barrigadero, si è perso oramai nell'oblio più completo. Mi pare che pure Martina abbia fatto la stessa cosa. No, no, Martina fa il ministro, da No, Torre lui Fassina. ministro, pure Martina, fa il ministro Sì. dell'agricoltura ed è uno splendido Sì. ministro, diciamo la verità, gode la fiducia di tutti i coltivatori diretti. Insomma, il governo dal punto di vista degli interventi in agricoltura ne ha fatte, e ne ha fatte Certo, ha molto lavorato molto bene. importanti anche, ma insomma. Anche altri sindacalisti, Landini, perduto per le strade, ma Fassina. la domanda Sì, la domanda è molto. è famiglietti e speranze che hanno in Ma comune, devo dire che Famiglietta e Speranza non hanno molto in comune. E con una battuta, seguendo il filo logico del suo ragionamento, potrei dire che Speranza ed altri rimangono nel PD solo per avere una tribuna, per avere i riflettori accesi, puntati addosso. Anche la lettera che ha fatto ieri sull'Huffington Post, Speranza, una lettera a Poletti, in cui dice che è pronto a sfiduciarlo se non viene meno la normativa sui voucher formativi, diciamo, è molto brutta. È molto brutto come atteggiamento perché tende a far credere agli elettori che il governo Renzi o Poletti abbiano introdotto nel sistema italiano il sistema dei voucher formativi. Invece non è assolutamente così perché sono stati introdotti da governi precedenti. E Speranza non può far finta di non saperlo. Speranza è stato il capogruppo mio e del partito a inizio legislatura, ha guidato il più grande gruppo della storia di un partito di centrosinistra italiano. Speranza da capogruppo ci ha chiesto di votare la riforma costituzionale, dopodiché si è dimesso sulla legge elettorale e ce lo siamo ritrovati contro nella battaglia referendaria. Questo fa male ed è molto antipatico. E quindi diciamo, questo filo che può legare i militanti all'interno di uno stesso partito è sempre più esile, perché diciamo, la strategia di D'Alema è molto evidente, insomma, si chiarisce col passare dei giorni, nel senso che a Renzi fu chiesto da tutto il partito di sostituire Letta. La direzione all'unanimità, su proposta proprio di Cuperlo e dei Bersaniani, chiese a Renzi di accettare l'incarico di Presidente del Consiglio, perché pensavano che Renzi si potesse bruciare in poco tempo. Renzi non si è bruciato, anzi, ha guidato il paese per mille giorni e ha fatto tante cose positive per questo paese che si vedranno, come dicevo prima, nei prossimi anni, i cui effetti si vedranno nei prossimi anni. E allora questa sinistra, cosiddetta sinistra, poi ha utilizzato il momento referendario per far cadere Renzi. L'unico obiettivo loro era far cadere Renzi, ci sono riusciti. Perché probabilmente non hanno a cuore le sorti del paese o non hanno avuto a cuore l'esperienza di governo del centrosinistra di Renzi, ma hanno un solo obiettivo: riconquistare il partito. Mi danno l'impressione di persone che non hanno come obiettivo quello di governare il paese, ma semplicemente quello di gestire un partito, e non è un problema poi se stanno all'opposizione. Lei dice sostanzialmente mirano a conquistare il partito, quello che interessa è questo. Mi tolga però una curiosità, ma non le deve fare velo, diciamo, la sua amicizia con Renzi, la sua appartenenza alla corrente, chiamiamola corrente renziana e via di seguito. Ma io leggo Bersani, D'Alema, non so, Speranza, Gotor, altri 4-5, insomma, sono sempre gli stessi che parlano, che rappresentano materialmente di quanto dispongono nel partito, quanto pesano. Io non saprei dirle con esattezza, ovviamente, però rappresentano sempre meno nel partito, c'è molta rabbia nei loro confronti. Basti pensare che nelle regioni dove Bersani avrebbe dovuto avere un maggiore radicamento, tipo in Emilia o in Toscana, invece in quelle regioni è prevalso il sì a
al referendum. Io credo che abbiano una rappresentanza sempre più marginale all'interno del partito. Le dirò di più: se per caso dovessero scegliere di uscire dal partito, sarebbero veramente, scomparirebbero dal panorama politico italiano, come è successo per Fassina, Dattore o Civati, come lei giustamente diceva. Il problema è che Renzi, giustamente, credo, ha scelto di tenere i toni molto bassi nell'ultima assemblea e anche nell'ultima direzione, e sta cercando di mantenere unito il partito. Si sta comportando da vero leader, ma è chiaro che l'atteggiamento di questi nostri compagni di partito diventa sempre più antipatico. Non capisco. Senta, ma quando si parla di ripartire, come si dice praticamente, chiamiamo nella sua corrente, Sì. ripartiamo da 40%, da quanto sono i voti. Domanda. Ma questi 40% sono veramente voti cosiddetti renziani? E nell'area del 40% io vedo un pubblicolio di, come dire, di componenti. Una volta si parla, non lo so, dei giovani di Orfini, dei giovani turchi, di questo, cioè tanti gruppuscoli. Ma l'area renziana è compatta oppure è divisa all'interno? Ma io credo che il ragionamento, più che farlo all'interno del partito, dobbiamo farlo all'esterno. Cioè pensare quanto di quel 40% che ha votato sì al referendum si identifica nella figura carismatica, diciamo, di Renzi. Quanto di quel 40% è ascrivibile al leader Matteo Renzi. E i sondaggi di questi ultimi giorni ci dicono che se Renzi decidesse di fare un suo partito, sarebbe un partito che supera sicuramente il 20-25%. E ricollegandomi con quello che diceva lei dell'editoriale di Gali della Loggia diceva anche che probabilmente a Renzi sarebbe convenuto creare un nuovo partito sull'onda di questo 40%. Renzi ha scelto di rimanere nel PD. È chiaro che se facciamo un discorso all'interno dei gruppi parlamentari o all'interno del partito troviamo tutte queste componenti, ma se invece facciamo un discorso del PD che si raffronta con gli elettori, è chiaro che il consenso di Renzi e della parte che è vicina a Renzi è molto maggiore, perché comunque Matteo Renzi, nella fretta, diciamo, di diventare segretario, ha fatto degli accordi con chi già c'era nel partito, quindi con i cosiddetti giovani turchi, Franceschini, gli ex Elettiani, tanti altri componenti, e quindi, diciamo, il partito come oggi è abbastanza. È quasi una fotografia del partito che c'era prima che Renzi diventasse segretario. Ma col nuovo congresso, che comunque arriverà, se non a scadenza naturale dovrebbe essere nell'autunno prossimo, col nuovo congresso è chiaro che la parte che si identifica pienamente nel messaggio innovativo di Renzi sarà sicuramente maggioritaria. Senta, un'altra cosa, ci avviamo alla fine della nostra conversazione con un altro paio di domande. Nel riflettere sempre sulla composizione, diciamo, del gruppone, ecco, renziano, perché siete una maggioranza notevole, anche se lei non ha voluto quantificare la minoranza, alcuni parlano addirittura dello 0,5%. Vabbè, comunque, Vediamo. lo dico Diamo io, qualcosa in più. lei diplomaticamente Sì. non l'ha voluto dire, ma Certo. questi sono i Nel dati. paese sicuramente sarebbe 0, nel partito Siamo qualcosa in più. Certo. a questi livelli qua, va bene. Allora, è stato detto anche nell'analisi del gruppone che se Renzi uscisse dal PD per formare un partito proprio renziano, proprio battezzato e crismato, piglierebbe più voti del PD di quanto Del le PD senza sarebbe Renzi. del PD. Cioè Renzi si attesterebbe intorno, pare, al 20-22%, il resto del PD
sarebbe intorno al 19-20%, cioè staremo lì. Ecco, lei crede possibile un partito renziano o il cosiddetto partito della nazione? Se ne parla così oppure è un'ipotesi concreta? No, io non credo assolutamente in questa ipotesi, perché a differenza di come lo si dipinge Renzi, Renzi crede fortemente nel centrosinistra e nel PD, tant'è vero che lei sa bene che è stato Renzi, che viene comunque dal mondo moderato, a portare il PD nell'alveo del Partito Socialista Europeo, proprio perché crede fortemente in questo partito di centrosinistra a vocazione maggioritaria. E con Renzi il PD è andato al governo, perché Bersani non aveva vinto le elezioni. Renzi è andato al governo facendo un'alleanza anche con il nuovo centrodestra per mantenere, per avere la fiducia in Parlamento. E Renzi l'ha detto chiaramente anche ieri in una riunione con i segretari regionali, i segretari provinciali, che lui vuole ripartire dal PD. Vuole, in questi giorni riceverà il ruolo di capitano, non giocatore, farà un passo indietro rispetto agli altri esponenti del partito e farà un lavoro sul territorio per individuare nuove energie, nuovi, magari anche tra i sindaci, tra i giovani sindaci, tra i giovani amministratori, nuove energie da mettere a servizio del partito. Probabilmente azzererà anche la segreteria nazionale, farà una nuova segreteria, anche con l'apporto di alcuni sindaci che stanno facendo bene sui territori, proprio perché vuole dare la sensazione agli elettori che il PD è in campo, che Renzi rimane in campo, per costruire una nuova squadra per affrontare le prossime elezioni. Quindi non c'è assolutamente all'orizzonte l'ipotesi di un partito personale di Renzi, anche perché, come lei sa, i partiti personali possono avere un exploit iniziale, ma poi sono destinati, diciamo, al declino. E tra l'altro non faremo questo regalo a D'Alema, sicuramente. Okay. Non gli lasceremo il partito. Beh, senta, le ultime due domande riguardano la nostra provincia, perché lei, diciamo, è uno dei leader del PD in provincia. Ecco, la domanda è questa: il partito è stato guidato negli ultimi tempi dal direttorio. Sì. Da chi è costituito lo sanno tutti. Ecco, fatte le elezioni, fatto tutto via, è finito il direttorio, ha esaurito il suo compito, sì, no, ancora spazio. Sì, il compito di questo ufficio politico, come lo vogliamo chiamare, di questo coordinamento, è quello di portare il Partito Democratico di Avellino, di accompagnarlo fino al nuovo congresso. Probabilmente il nuovo congresso dovrebbe esserci a fine febbraio, massimo inizio marzo, perché già prima del referendum il vice segretario Guerini aveva inviato una nota a tutti i partiti provinciali e regionali che non avevano segretario, e sono tanti in Italia, dicendo che come data ultima per celebrare i congressi e quindi dare organismi legittimati a questi nuovi organismi legittimati era il 26 febbraio. Quindi se non è il 26 febbraio sarà inizio marzo. Questo significa che nei prossimi giorni, d'accordo sempre col Partito Nazionale, bisognerebbe avviare la fase del nuovo tesseramento e portare il partito al congresso. Il compito mio, di Rosetta D'Amelio, De Luca e Paris è questo, cioè l'impegno che abbiamo preso col Partito Nazionale è quello di arrivare alla costituzione, diciamo, dei nuovi organismi per fare in modo che il partito, diciamo, possa camminare sulle proprie gambe. Quindi praticamente il direttorio in questa fase si limiterà a portare per mano il partito fino al congresso. Questo è il compito, l'impegno che abbiamo preso. Poi purtroppo leggo sui giornali spesso delle interviste di alcuni membri del direttorio o persone a loro vicini che parlano di esperienza finita oppure che chiedono dei commissariamenti. Però insomma dovrebbero capire che questa è una fase delicata per il partito anche a livello nazionale e quindi, diciamo, non è opportuno creare ulteriori danni d'immagine al partito anche in provincia di Avellino. Abbiamo assunto questa responsabilità, questo impegno con il Partito Nazionale e dobbiamo, secondo me, portarlo a terra. Le ho fatto questa domanda perché gli ultimi due intervistati qui a Canale 58 sono stati Enzo Venezia e
Antonio Gengaro, tutti e due, diciamo, PD, tutti e due insistono, hanno insistito, diciamo, nel dire il direttorio per noi è finito, bisogna fare il congresso. No, sul fatto che bisogna fare il congresso siamo andare tutti al congresso. Siamo tutti d'accordo che bisogna andare al congresso. Poi ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, ma io sono un parlamentare del PD e ho il dovere di accompagnare il partito fino al nuovo congresso. Mi auguro che il congresso ci sia quanto prima. C'è una data fissata dal Partito Nazionale, per quanto mi riguarda va rispettata. Quindi bisogna accompagnare il partito al congresso entro fine febbraio. Questa è la mia posizione. Spero che anche gli altri riferimenti istituzionali irpini siano d'accordo con me e di concerto col Partito Nazionale faremo in modo che anche ad Avellino il partito possa avere degli organismi pienamente legittimati. Una domanda maligna e poi l'ultima. Sì. La domanda maligna è questa. È preoccupato l'onorevole Famiglietti di non prendere il vitalizio? Se si scioglie, ragazzi. No, io sono contento invece di questa domanda, perché si sta facendo molta demagogia su questo tema dei vitalizi. L'onorevole Famiglietti non prenderà comunque il vitalizio. Perché? Nel senso che i parlamentari di questa legislatura non percepiranno il vitalizio così come era, diciamo così, come considerato fino alla legislatura precedente, perché noi siamo della 17ª legislatura e quindi già nel numero abbiamo capito subito che era una legislatura abbastanza tribolata. Comunque nel corso della 16ª legislatura sono stati aboliti i vitalizi e l'abolizione scattava per i parlamentari della legislatura successiva, quindi per noi. L'unico, diciamo, l'argomento che è sulle pagine dei giornali di questi giorni è questo, e cioè che noi, come tutti i lavoratori, una parte, diciamo, della nostra indennità viene versata in contributi per la pensione, non per il vitalizio, che potremo percepire superati i 65 anni, solo però se superiamo, diciamo, se questa legislatura durerà 4 anni e 6 mesi. Quindi che cosa succede? Se superiamo il fatidico 15 settembre potremo percepire, diciamo, la pensione quando avremo 65 anni, ma non il vitalizio. Per vitalizio si intendeva prendere un'indennità in base al metodo retributivo e non contributivo dal momento in cui finiva la legislatura. Quindi prendereste la pensione a 65 anni, ma non una pensione regalata, diciamo, sì, dallo Stato, ma semplicemente in base ai contributi che abbiamo versato, col metodo contributivo. Mentre gli ex parlamentari, anche quelli da Irpino, o gli ex consiglieri regionali, percepiscono dei vitalizi e li possono anche cumulare. Devo dire che noi come Partito Democratico abbiamo presentato una proposta di legge a prima firma Righetti, e anche io l'ho sottoscritta, anche per abolire i vitalizi dei parlamentari del passato, o comunque per superarli, per adeguarli al metodo contributivo. Però invece nell'opinione pubblica passiamo noi di questa legislatura per essere quelli che vogliono il vitalizio, sì, e non lo prenderemo comunque, e invece viene messo nel dimenticatoio il tema dei vitalizi e delle pensioni d'oro che vengono percepite dai colleghi che hanno fatto parlamentari o consiglieri regionali nel passato. Quindi io voglio tranquillizzare i nostri telespettatori, i nostri concittadini, vuol dire che Famiglietti non percepirà comunque il vitalizio, ha versato dei contributi e probabilmente, se la legislatura durerà oltre settembre, scattati 65 anni, potrà recuperare questi contributi, altrimenti perderà i contributi. Ma non sarà un problema, perché facendo parte appunto della corrente vicino al segretario Renzi, sono anche io d'accordo sul fatto che bisogna andare a votare prima possibile. Non è il mio obiettivo quello di scavallare settembre, ma quello di dare vita ad una nuova legge elettorale che ci consente di andare al voto e di avere un governo pienamente legittimato. Ha fatto bene a chiarire, certo, la cosa. L'ultima domanda, sì, anche questa tra ironica e maligna. Sì. La nomina di un sottosegretario? Questo non saprei dire, credo proprio di no, anche perché penso che l'idea del segretario del PD sia quella di riconfermare i sottosegretari uscenti, proprio perché questo governo sappiamo che avrà una durata limitata. Ma non è mio costume chiedere nulla, quindi, diciamo, quando il partito lo riterrà, e se lo riterrà, sarà onorato di avere, diciamo, degli incarichi diversi rispetto a quelli del parlamentare. Lei sa parlamentare. Che, voglio dire, qualcuno si troverà nella calza della Befana, si troverà la nomina. Facciamo gli auguri in anticipo a chi si troverà a nominare. Importante, qualche altro probabilmente
non passerà una bella quota di Natale perché non sarà riconfermato. Come facciamo? Vediamo questo, non lo so, io credo che... Nel lasciarla le facciamo gli auguri. No, io anche la ringrazio per la stima che è reciproca. Facciamo un'alternanza tra Avellino e Benevento. Vediamo, diciamo che questa non è proprio non è proprio la fase adatta, nel senso che questo non l'accetta l'alternanza Avellino-Benevento. Volentieri, però voglio dire, mi rimetto alle decisioni del segretario del partito che ha tutti gli strumenti per capire quali necessità ha il territorio, però devo dire che anche da semplice parlamentare, quale sono stato sino ad ora, ho potuto contribuire a quelle che sono le esigenze del territorio, anche senza avere incarichi di governo, e tra l'altro siedo in prima commissione, quindi ho potuto vedere da vicino la stesura della riforma costituzionale, e ora ci aspetta anche il lavoro sulla nuova legge elettorale, quindi comunque è molto gratificante il compito che sto svolgendo in Parlamento. Allora facciamo così: se per caso la Befana arriva, l'aspettiamo in questo camino. Grazie, io comunque verrò comunque molto volentieri ogni volta che mi inviterete, e voglio cogliere l'occasione per fare gli auguri di buon Natale e buone feste a tutti i vostri telespettatori. Grazie, buon Grazie. Natale alle Grazie, famiglie, a grazie tutti. Grazie al regista Francesco Lignite per la collaborazione tecnica. A voi tutti, buonasera.